Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi tornato per l'ultimo video di gennaio. Per chi non lo sapesse, ho fatto un video al giorno per tutto il mese di gennaio. Nel caso ve li foste persi, li trovate tutti sul canale. Prima di iniziare vi ricordo che ieri ho annunciato il fatto che domenica prossima molto probabilmente porterò la mia prima analisi per quanto riguarda un'azione che secondo i miei calcoli potrebbe farci guadagnare nel caso in cui mi seguiste. Tra l'altro, ragazzi, vi consiglio sempre di non farlo, ma la mia analisi è di un'azione che potrebbe fare il 1000% nei prossimi 5 anni. Sarà la prima di una serie di 10 episodi in cui vi porterò 10 azioni che secondo me potrebbero fare, come vi dicevo, un per 10, ovvero un 1000%. Supportate questo video qua perché se raggiungiamo i 200 likes sotto questo video qua, magari ve ne porto questo mese due di aziendine che potrebbero fare il 1000%, però solo se questo video qua raggiunge i 200 likes. Prima di iniziare a farvi vedere le tre azioni che secondo me sono da comprare per quanto riguarda febbraio 2021, andiamo a vedere qual è stato il rendimento delle aziende che vi ho consigliato in passato. Infatti, se io vado su consigliazioni, che è un file che ho creato io, possiamo andare a vedere qual è stato il rendimento delle azioni che ho consigliato. Considerate però che questo foglio Excel qua non tiene conto dei dividendi che aumenterebbero di gran lunga, secondo me, il rendimento, perché ad esempio WestRock ha un dividend yield del 3-4% ed è passato praticamente un anno, quindi diciamo che su tutti i dividendi di queste aziendine qua il rendimento sarebbe più alto, ma comunque un rendimento del 20% considerando che uno Alibaba per me è follia a questi prezzi qua, quindi tranquillamente potremmo aggiungere un'altra posizione su Alibaba, ma non lo faccio. Ma abbiamo fatto dei gran colpi, soprattutto su Paycom, WestRock, InMode, che tra l'altro ho consigliato, mi pare, nelle azioni da comprare a dicembre. Se mi avessi seguito, probabilmente avreste fatto un buon rendimento. Tra l'altro, ragazzi, non sono sicuro, ma penso di non aver fatto il video sulle azioni di gennaio. Nel caso, probabilmente le aggiungerò qua perché sinceramente non mi ricordo più. Forse ho fatto semplicemente un video in cui consigliavo azioni per il 2021 e quindi non le ho messe in questo file qua. Comunque, nel caso mi rendessi conto che ve le avevo dette, allora le vado ad aggiungere. Per ora non mi ricordo, quindi sinceramente non ho aggiunto nulla. Comunque, oggi andremo ad aggiungere anche le tre azioncine che vi consiglio per questo mese qua. Ragazzi miei, la prima azienda che vi voglio consigliare è AMD, che ho in portafoglio. È un'azienda che a me particolarmente piace perché sta guadagnando letteralmente ogni anno terreno per quanto riguarda la vendita di processori sia per laptop e sia per computer fissi. Sta letteralmente rubando, come dicevo, quote di mercato a Intel perché da quando ha cambiato il CEO, AMD è diventata letteralmente una macchina da guerra. È lei la CEO che è arrivata nel 2014. Vi posso assicurare che ha letteralmente cambiato il trend di crescita di AMD. Che vi faccio vedere un attimo qua. Cioè, dal 2014 ha ribaltato completamente l'azienda e guardate che crescite sta avendo negli ultimi 4 anni. Negli ultimi 4 anni AMD è cresciuta dell'85% per quanto riguarda i ricavi. Gli utili sono aumentati del 903% perché quando Lisa Su ha preso le redini di AMD, AMD era in perdita. Ora guardate che utili fa. Considerate che su 9 miliardi di ricavi fa 1 miliardo e 2 di utili, quindi anche molto interessante, ha un buon margine. Una cosa che mi piace tantissimo di AMD è la diversificazione geografica. Guardate quanto è tantissima roba. Considerate che è un'azienda che nasce negli Stati Uniti, ma ha una percentuale del 26% solo negli Stati Uniti per quanto riguarda il fatturato. Quindi è tantissima roba. Per quanto riguarda la crescita futura che si aspettano gli analisti, io utilizzo Atom Finance, che mi piace molto, l'ho scoperto da poco, l'ho scoperto grazie a uno youtuber italiano che si chiama Darko. E ragazzi miei, mi piace, guardate quanto è ben dettagliato. Per quanto riguarda le revenues, si aspetta una crescita del 36% per il prossimo anno, poi del 16% e del 15%. Per quanto riguarda gli EPS, guardate che crescita si aspettano, del 52%, poi del 28% e del 30% praticamente. Cioè, guardate che crescite ci sono ancora. Considerate che AMD ha già avuto una crescita spaventosa, ma se andiamo a vedere la crescita che ci aspettano ancora gli analisti, potrebbe
possiamo vedere quanto ancora di margine c'è, considerando che attualmente AMD ha un PE di 41 che è veramente molto basso, ma considerate però che quest'anno ha fatto molti più utili rispetto agli utili che si aspettano per il prossimo anno. Quindi, per quanto riguarda la crescita del prossimo anno, io penso che gli utili per azioni potrebbero essere all'incirca gli stessi, perché quest'anno ha avuto un exploit clamoroso dovuto al coronavirus. Considerate però che ha avuto utili per azioni di 2 e quindi attualmente ha un PE di 41. Considerate però che il PE storico è molto più alto. Infatti il PE che stimo io fa 4 anni è all'incirca di 41, perché dobbiamo considerare che attualmente io prevedo una crescita annua del 32% per i prossimi 4 anni e quindi un PE sensato dovrebbe essere intorno ai 40-45. Per quanto riguarda le stime degli analisti, di Yahoo prevede una crescita del 26% annuo e quelle di Zacks del 31%. Io sono un po' più ottimista su AMD, considerate però che attualmente, per quanto riguarda i miei calcoli, c'è un margine di sicurezza del 52%. Considerate che io compro solamente se il margine di sicurezza è al di sopra del 20% dei miei calcoli, mi tengo un 20% di margine di errore. Considerate poi che questo margine si è venuto a creare dopo che AMD è di fatto crollata nelle ultime sedute all'incirca, mi pare, del 10-12% dai massimi. Adesso vi faccio un breve calcolo e vediamo attualmente a quanto dista. Allora, se noi guardiamo dal massimo, possiamo vedere che è crollata del 13,8%, ed è per questo che è molto interessante questi prezzi qua. Io vi dico, vi ho messo secondo me quali sono quattro scaglioni di entrate molto interessanti. Io dubito fortemente che possa tornare intorno ai 74 dollari, però personalmente dovesse tornare intorno a questa cifra qua, entrerei molto pesante. Considerate che io ho già una posizione su AMD, attualmente non mi ricordo il prezzo, ma penso sia intorno agli 80, se non ricordo male. Quindi intorno a questa fascia qua. Ovvio che tornasse intorno ai 74, vorrebbe dire Gilberto entra pesante. Considerate che dovesse tornare a questi prezzi qua, sarebbe ancora un downside del 13%, quindi sarebbe il top del top. Comunque io direi che ci sono buone possibilità di entrata intorno a questi prezzi qua, come vi dicevo, secondo me questo è un prezzo interessante, questo pure, questo e questo. Diciamo che personalmente dovrei aumentare le mie posizioni in queste fasce qua. Considerate però che AMD ha già una grande fetta del mio portafoglio e penso tra le prime 10-15 aziende del mio portafoglio. Quindi non è che ci investirò ancora pesantissimo, però aumenterò sicuramente le mie posizioni. Attualmente non rilascia dividendi, però da quello che ho capito a partire dal 2021 potrebbe rilasciarli, quindi nel caso vi aggiorno, ma attualmente non li rilascia. Per quanto riguarda la salute patrimoniale di questa azienda qua, io sinceramente non so cosa dire, è veramente top del top del top. Considerate che i rapporti che guardo maggiormente sono il rapporto fra attività correnti e passività correnti, che è praticamente di 2,5 per quanto riguarda AMD. Considerate che sopra l'1,50 è tantissima roba. Quindi, come vi dicevo, attualmente per me c'è un margine di sicurezza molto alto, quindi un prezzo buono d'entrata è già questo. Però se volete avere ancora più margine di sicurezza, potete, come vi dicevo, entrare ai prezzi che vi dicevo prima. La seconda azienda che vi voglio portare è Medifast, che è un'azienda produttrice di barrette e prodotti in generale alimentari per la perdita di peso. Considerate che tendenzialmente la maggior parte del business ce l'hanno in America. Perché? Perché il tasso di obesità negli Stati Uniti è molto più alto rispetto a quello europeo. E quindi è un'azienda su cui tendenzialmente io penso di voler puntare, ce l'ho già in portafoglio. Però, tra l'altro, questa azienda qua rilascia pure dividendi, quindi nel caso anche un bel dividendo, perché un dividendo dell'1,93% è abbastanza alto. Come vedete, il grafico è molto molto strano, ha avuto un grandissimo crollo che ha toccato il minimo nel 23 di marzo, come praticamente tutte le aziende, e poi ha iniziato a fare un rally clamoroso fino a praticamente i massimi attuali. Considerate che attualmente quota 234, che però secondo i miei calcoli non è nemmeno ancora sopravvalutato. Infatti ve li mostro adesso. Ragazzi miei, guardate che crescita sta avendo questa azienda qua. Ha avuto una crescita dei ricavi negli ultimi 5 anni del 162%, la crescita degli utili invece del 217%, degli utili per azioni del 287%. Un'altra cosa che guardo spesso è l'aumento del patrimonio netto. Infatti negli ultimi 5 anni ha aumentato del 67%, quindi molto molto bene.
Per quanto riguarda la salute patrimoniale di questa azienda qua, come potete vedere, tutti gli indicatori sono verdi. E nel momento in cui tutti gli indicatori sono verdi, vuol dire molto molto bene. Ritornando al discorso di AMD, considerate che il rapporto attività correnti su passività correnti è di più di 2, o comunque nell'intorno di 2, e quindi è molto molto interessante. Come vi dicevo, sopra 1,5 è veramente tanta roba. Per quanto riguarda i miei calcoli, attualmente c'è un margine di sicurezza del 50% su Medifast, anche se ha raggiunto questi prezzi qua. Perché? Perché inizialmente quello che mi aspetto io è una crescita all'incirca 28% annuo per i prossimi 5 anni. Considerate che attualmente Medifast capitalizza solo 2 miliardi, quindi ha enormi margini di crescita e attualmente non ha nemmeno rapporti tanto sopravvalutati. Considerate che ha un PI di solamente 29 per un'azienda che attualmente cresce a dei ritmi del 20, 25, 30% anno, quindi un PE bassissimo. Sinceramente non capisco come possa avere un PE così basso. Infatti quello che stimo io è un PE di all'incirca 25 tra 5 anni. Perché? Perché avrà rallentato la crescita e per un'azienda che secondo me tra 5 anni crescerà all'incirca del 18-20%, un PE di 24 è basso, però volevo stare un po' conservativo. Guardate anche qua, gli analisti di Atom si aspettano una crescita degli utili per azione del 43% per il primo anno, poi del 16,9% e del 10%. Io, come vi dicevo, faccio una crescita composta, quindi non è che metto 43, poi 16, poi 10, metto, essendo che devo fare una stima fra 5 anni, non voglio che sia così accurata. Diciamo, faccio una mia stima e dico una cosa forfettaria del 25 30% anno, anche se tendenzialmente secondo me è persi meglio fare una cosa del genere. Detto questo, la crescita delle revenues è sotto gli occhi di tutti. Attualmente, secondo me, anche se ha avuto questo rally qua, è una buona occasione d'entrata. Personalmente, se io volessi rischiare un pelo di meno, magari aspetterei, anche se secondo me non ne vale la pena, semplicemente perché Medifast occupa una piccolissima percentuale del mio portafoglio. Non voglio nemmeno farla arrivare a un 1-2%. Tendenzialmente voglio tenerla intorno all'1, dai, potrebbe andare bene. Considerate che potrebbe magari andare a chiudere questo gap qua, anche se è dura, perché vorrebbe dire un crollo del, vediamo un po', 14,5%, che è molto molto alto. Quindi non, sinceramente non penso possa andare a chiudere questo gap qua. Nel caso, secondo me, ra dovesse raggiungere questa cifra qua e non dovesse rimbalzare, potrebbe tranquillamente andare sulla media a 200 periodi, quindi addirittura crollare intorno ai 170, dovesse non resistere appunto su questa resistenza qua. L'ultima azienda di cui vi voglio parlare è United Healthcare, di cui sinceramente non penso di fare una grandissima spiegazione, visto che ci ho fatto un video a riguardo, mi pare, qualche settimana fa, quindi nel caso andatevelo a vedere. Comunque, molto brevemente, loro offrono assistenza sanitaria alle persone, essendo che il sistema sanitario in America funziona diversamente e molto più privato. Ci sono grandi aziende come questa che offrono cure, comunque assistenza sanitaria in generale. La crescita di United Health è sotto gli occhi di tutti, basta vedere il grafico. A mio avviso però ci sono ancora margini di crescita, infatti ad esempio prima occhiata la stima ad un anno di Yahoo Finance è a 396, quindi secondo Yahoo Finance c'è ancora grande margine di sicurezza. Considerate però che le mie stime si basano su un price target tra 5 anni di 647. Attualmente io penso che un buon prezzo di entrata sia intorno ai 344, quindi attualmente siamo su un buon prezzo di entrata. Considerate che ha toccato quella che è una mia, secondo me, resistenza, quindi potrebbe rimbalzare e tra l'altro potrebbe anche essere un minimo che tocca e poi rimbalza. Tra l'altro non so se ve ne siete accorti, ma ha toccato una resistenza che mi ero fissato, quindi potrebbe rimbalzare adesso e non scendere intorno ai 323. Nel caso, secondo me, dovesse scendere, potrebbe toccare i 323 e poi rimbalzare. Quindi queste qua potrebbero essere due occasioni di entrata molto interessanti. Io, United Health, sto cercando di aumentare la mia posizione, quindi nei prossimi giorni, quindi lunedì, probabilmente comprerò ancora un paio di azioni. È molto volatile attualmente, però considerate che io investo per il lungo termine, quindi non è che mi interessi più di tanto. Comunque, per quanto riguarda gli ultimi 5 anni, ha avuto una crescita del 54% per i ricavi, i costi sono aumentati del 52%, gli utili del 75%, mentre gli utili per azioni del 138%, visto che hanno fatto un po' di buyback. Attualmente è un PE di 20, che secondo me è abbastanza sottovalutata. Perché? Perché ha ritmi di crescita del 12,69% per i prossimi anni.
quindi un PI di 20 è abbastanza bassino. Quello che penso sia un PI giusto dovrebbe essere secondo me intorno al 22, potrebbe essere già un po' più interessante, secondo me è giusto. Quindi a mio avviso c'è un margine di sicurezza del 22%, considerate anche che lascia un dividendo dell'1,5%, quindi potrebbe essere veramente interessante. Gli analisti di Atom Finance per i prossimi anni prevedono un aumento dell'utile per azione anche abbastanza considerevole, passano da 18 dollari di utile per azione a 23, virata 24, solamente in 2 anni. Quindi, secondo me, come vi dicevo, ci sono grandi margini di crescita. Anche qua loro stimano praticamente una crescita del 10%, 10-12% anno, quindi in linea con le mie stime. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.